Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui per l'appunto andrò a riprendere un pochino il discorso che abbiamo lasciato in sospeso con l'apprendimento delle lingue straniere. Non è ancora il video in cui vi parlo di come io sto affrontando lo studio del tedesco, ma si tratta per l'appunto, come leggete bene dal titolo, dei 5 errori più comuni che si fanno mentre si affronta appunto lo studio di una lingua straniera. Sono errori che mi sono accorta sto facendo anch'io per quanto riguarda lo studio del tedesco e per l'appunto volevo un pochino confrontarmi, diciamo, con voi, magari per cambiare le cose un pochino e appunto di migliorarsi nel nostro processo di studio. Mi ci metto dentro anch'io, ovviamente. L'errore che mi sono accorta di fare è quello di non dedicare abbastanza tempo all'ascolto. Molte persone infatti fanno l'errore di passare tutto il tempo sui libri per studiare una lingua, mentre per l'appunto una parte fondamentale la fa l'ascoltare le persone in conversazioni reali. Io mi sono accorta che il mio rapporto col tedesco è molto cambiato da quando ascolto anche le semplici conversazioni che avvengono in gelateria, quindi tra clienti o comunque sia se magari c'è qualcuno che scambia due parole con il mio collega. Quindi questo ha fatto una grande differenza perché per l'appunto sto abituando il mio orecchio ad ascoltare e è migliorata anche la mia pronuncia, ovviamente. Il secondo errore è quello di fermarsi ad un solo metodo di apprendimento, come nel caso precedente, diciamo che non è il caso di fermarsi soltanto ai libri, quindi ci sono vari modi per imparare una lingua straniera che possono essere dal semplice ascoltare un podcast, guardarsi un video, una serie TV in quella lingua, o comunque sia utilizzare le app, ve ne ho consigliata qualcuna in qualche video fa. Appunto, differenziare un pochino il metodo di studio per appunto non annoiarsi. Terzo errore è quello di non fare attenzione all'intonazione. Ci sono due cose fondamentali per quanto riguarda il parlare una lingua straniera, che sono la pronuncia, su cui si concentrano la maggior parte delle persone, ma quello che viene tralasciato è l'intonazione, quindi il come viene detta una parola. Anche se la pronuncia la dite giusta, il vostro interlocutore potrebbe non capire al 100% qual è la vostra intenzione o quello che volete esprimere con una determinata parola. Quindi, diciamo, è un po' collegato al primo punto, quello appunto di cercare di fare attenzione magari a diverse sfumature di intonazione che possono cambiare anche il significato di una parola. Quarto errore è quello di cercare di essere perfetti. Chi sta imparando la lingua straniera vuole cercare di essere perfetto il prima possibile. Io per prima sono praticamente una grammar nazi per quanto riguarda l'italiano e ci tengo molto anche semplicemente a scrivere le parole che trovo in maniera corretta anche in tedesco. Però questa cosa qui però è tra virgolette sbagliata, nel senso che piuttosto che scrivere o parlare in maniera sbagliata, io mi blocco, tra virgolette, nel senso che non mi butto. Questo è proprio un errore anche abbastanza grave per quanto riguarda il processo di apprendimento, in quanto nessuno vi criticherà, nessuno vi giudicherà se state appunto imparando e capirà e magari vi correggerà cercando di appunto di farvi migliorare in questa cosa. Il quinto errore, che si collega anche un pochino al punto precedente, è quello di pensare di dover essere pronti prima di cominciare a parlare una lingua. Questo qui è un errore che faccio anch'io, come appunto vi ho detto prima, perché piuttosto che magari provare a buttarmi in una conversazione e sbagliare un verbo o comunque sia non formulare la frase in maniera corretta, me ne sto zitta in disparte e magari semplicemente ascolto quello che viene detto. Questa cosa qui per l'appunto è sbagliata, nel senso che anche se abbiamo un vocabolario limitato, se magari facciamo confusione con le parole e non dobbiamo comunque imparare a sbrigarcela, tra virgolette, da soli e riuscire a comunicare, magari sbagliando, però comunque cercando di farsi capire con le parole e con i vocaboli che conosciamo. Anche perché più la pratichiamo una lingua e più acquisiamo sicurezza. Io mi sono accorta che quest'anno, che ho cominciato anche a fare un pochino da cameriera in gelateria, sto migliorando molto di più rispetto all'anno scorso in cui se dovevo andare a chiedere a due persone se volevano un cappuccino grosso o piccolo, mi bloccavo o non volevo andarci, preferivo mandare un mio collega. Bene, questi erano i 5 errori principali e più comuni che si fanno secondo me e che sto facendo anch'io nell'apprendimento di una lingua straniera, nel mio caso il tedesco. Fatemi sapere se vi ritrovate in questi errori, se li state facendo o se state cercando di non farli.
E nel caso, anche se ne state facendo altri magari, che non mi sto accorgendo di fare io, tutto questo potete scrivermelo in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure qui in Germania e più avanti anche in altre parti del mondo, spero. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like e se non lo siete, iscrivetevi al canale in modo da non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo la prossima settimana e vi dico, come al solito, have a nice life.